Iniziamo con la parte 3 e finalmente iniziamo a parlare di libera utilizzazione, di casi di libero utilizzo di opere creative, specificamente nel mondo della didattica, nel senso che ce ne sono moltissime di situazioni che andrebbero analizzate in questa, in quest'ambito della materia, ma io ho selezionato unicamente quelle relative alla didattica, visto il tipo di corso che stiamo facendo. E quindi iniziamo a capire di cosa si parla. Ecco, arriviamo a questa slide che io utilizzo spesso per i miei corsi. Ecco, scusate, devo un attimo spostare questo. In pratica, vedete, l'ho intitolata Copyright Closed by Default perché sostanzialmente questa panoramica che vi ho fatto, anche magari un po' lunga e noiosa, dei vari diritti, vi sarà, cioè, vi sarà arrivata come una, come dire, un close by default, un tutto chiuso per definizione, cioè sostanzialmente c'è un diritto su qualsiasi cosa, no? Questa sarà la percezione che avrete adesso dopo questa parte di corso. Ed era previsto, nel senso che non, come dire, mantenete la calma, ecco, adesso vi spiego che in realtà non è tutto così grigio, cioè non è tutto così sotto chiave, c'è un diritto per tutto, ma poi per fortuna la legge ha pensato, come vedete in questa slide, anche delle eccezioni. Però sì, effettivamente la regola generale è sempre questa, cioè è meglio trattare le opere che non ho fatto io come se fossero sotto copyright, cioè questo è un po' il concetto generale. Cioè, nel dubbio, cioè se io trovo un'opera che è stata, non so, che mi viene passata via email, un testo letterario, una fotografia o che trovo su qualche sito bizzarro, nel dubbio io dovrei trattare quell'opera come se fosse sotto copyright. Perché se non l'ho fatta io, in realtà qualcuno l'avrà fatta e quindi questo qualcuno, in virtù di quell'automatismo che abbiamo visto, articolo 6, automaticamente avrà dei diritti e quindi il rischio che io stia pestando i piedi a qualcuno c'è, è molto, come dire, concreto. Per questo che io dico che la regola generale è, non lo dico io, in realtà lo dice la legge, cioè la regola generale è che tutto è sotto copyright salvo ciò che è fuori dal copyright, cioè salvo ciò che di cui diciamo ho la certezza che siano scaduti tutti i diritti, cioè siano scaduti tutti i termini e quindi sia caduto in pubblico dominio. Eccolo qua. Quindi questo è un po' un bianco e nero, acceso, è un po' binario come approccio, cioè o tutto sotto copyright o tutto fuori dal copyright. Ed è effettivamente una situazione non particolarmente congeniale, comoda, perché così insomma non esco vivo, no? Cioè sembra sempre che ci sia un diritto su qualsiasi cosa. E allora, per fortuna la legge ha previsto delle eccezioni, cioè dei margini, dei campi, degli spazi, delle aree franche, io dico, dopo ve lo faccio vedere in una slide, in cui mi posso muovere senza dover avere l'angoscia che qualcuno mi venga a fare causa o l'angoscia di dover chiedere sempre il permesso per qualsiasi cosa. E vedremo che queste eccezioni possono far leva o su una norma di legge, cioè una serie di articoli che la legge sul diritto d'autore ha previsto e in cui appunto spiega che in quei casi il diritto d'autore si fa un attimo in secondo piano rispetto ad altre esigenze da tutelare, oppure può far leva questa eccezione sulla scelta libera dell'autore, del suo titolare dei diritti che ha applicato una licenza open. Quindi eccolo qua. Il libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti, con il simbolino che immagino ormai già un po' conosciate, delle Creative Commons, cioè le licenze open più note, ovvero licenze con cui proprio il titolare dei diritti ci sta dicendo che possiamo utilizzare liberamente le sue opere. Quindi le licenze open sono dei permessi, delle liberatorie già concesse dall'autore o da un altro titolare dei diritti, io dico l'autore perché normalmente è lui, però a volte sono anche le case editrici, sono anche le case di produzione che rilasciano sotto licenza Creative Commons le loro opere. E quindi adesso da qua in poi parleremo esattamente di questi due mondi, cioè quindi inizierà a venirvi un po' meno l'ansia. No, adesso avrete l'ansia di dire, caspita, non posso fare nulla, invece per fortuna vedrete che adesso come utilizzatori la legge ha già pensato a voi. Allora, iniziamo ovviamente con la prima gamba di questa parte blu, cioè il libero utilizzo stabilito dalla legge. Ah, ecco, no, ho una slide che giusto completa il concetto di pubblico dominio, giusto per darvi un'idea, eh? Perché il pubblico dominio è giusto trattarlo in questa parte perché effettivamente, non so più dove mettere questa cosa, perché effettivamente
è un caso di libero utilizzo, cioè quando un'opera è pubblico dominio, io la posso considerare ampiamente utilizzabile nel modo più libero possibile. Vedete che qua ho messo in alto pubblico dominio uguale nessun diritto riservato e quindi uguale utilizzo libero senza condizioni. Così è molto semplice. Andando ad un livello di dettaglio leggermente maggiore, vediamo che il pubblico dominio in realtà si manifesta in tre forme. Quella di cui abbiamo sempre parlato finora è il caso B, cioè quando sono scaduti tutti i diritti di privativa su di essa. E quando dico tutti, no? L'avevamo già spiegato prima. Non basta che sia un brano di musica classica perché io possa metterlo ovunque, perché quel brano di musica classica è stato scritto, scusate, è stato suonato e inciso da qualcuno, ad esempio. Ma a volte anche in altri casi saltano fuori delle complicazioni. Guardate il caso Anna Frank che ho citato qua. Anna Frank, come tutti sapete, è morta nel 1945. E quindi, secondo la regola generale, nel 2016, 1 gennaio del 2016, avrebbe dovuto essere ormai diventare opera considerata di pubblico dominio. Ma è successo che cosa? È successo che gli avvocati della Fondazione Frank, che è l'ente che gestisce il patrimonio della famiglia Frank, e anche il museo, la casa museo che c'è ad Amsterdam, e con esso anche i diritti sulle opere, quindi sul diario. Gli avvocati hanno mandato lettere di diffida in giro dicendo di stare attenti perché in realtà il diario di Anna Frank non è caduto in pubblico dominio per una sottigliezza tipicamente da avvocato, ancora oggi oggetto di contestazione, ancora da chiarire. Però la loro versione è che il diario di Anna Frank che noi conosciamo come opera letteraria non è il vero diario di Anna Frank originale, ma è una versione rielaborata in forma narrativa da parte del padre Otto Frank, che è morto negli anni 70, è morto dopo. E quindi i diritti sul diario di Anna Frank dovrebbero scadere al passaggio dei 70 anni dalla morte di tutti e due, e quindi hai voglia, ci sono ancora 30-40 anni davanti. Vedete com'è facile cadere. Poi questo è un caso limite, è un caso molto estremo e probabilmente è ancora oggetto, come vi dicevo, di contestazione finché qualcuno non avrà voglia di andare di fronte a un giudice e sollevare la questione. Però ecco, come vi ho detto prima, ad esempio quest'anno Cesare Pavese è diventato di pubblico dominio, Trilussa è diventato di pubblico dominio, insomma, autori a volte di un certo peso passano in pubblico dominio e finalmente diventano no, di libero utilizzo. Fatemi, non so. Alcuni grossi nomi caduti in pubblico dominio non tanti anni fa, mi viene in mente D'Annunzio ed Eledda, sono due grandi della nostra letteratura, che sono caduti in pubblico dominio. D'Annunzio è morto nel 38, quindi il 1 gennaio del 2009, ed Eledda mi sembra non, un anno prima o un anno dopo, cioè lì attorno, ecco. Però vedete, ci sono anche i casi A e i casi C. Il caso A parla del public domain by law, cioè caso in cui è la legge espressamente a mettere in pubblico dominio un tipo di opera, a priori, cioè nel nostro caso è l'articolo 5, sono le opere, scusate, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, articolo 5 legge sul diritto d'autore, quindi è un caso abbastanza ristretto, sono, non so, i testi delle sentenze, i testi di legge, le delibere. Quindi tutto ciò che è atto ufficiale di una pubblica amministrazione può essere riprodotto liberamente senza dover chiedere il permesso. Anche se tecnicamente sono opere creative, cioè una sentenza, a volte ci sono sentenze di giudici che richiedono uno sforzo intellettuale, una certa argomentazione, a volte anche raffinata, che quindi sono a tutti gli effetti opere creative, ma essendo sentenze, quindi emesse in nome del popolo italiano, cadono automaticamente il pubblico dominio, quindi tutti le possono riprodurre e diffondere. No? Io stesso avvocato faccio articoli, faccio commenti e prendo sentenze senza dover chiedere il permesso a nessuno. Gli americani hanno una forma più estesa di questo concetto, cioè hanno una norma che dice che tutto ciò che è prodotto da un dipendente del governo federale nell'esercizio delle sue mansioni va in pubblico dominio, quindi vuol dire molto di più. Cioè, un fotografo della Casa Bianca, un reporter dei Marines, un documento, un progetto di ricerca che porta ad una pubblicazione importante della NASA, questa roba va in pubblico dominio automaticamente, ok? Perché appunto gli americani su questo hanno una norma più ampia.
E poi abbiamo il caso C, che invece rivedremo dopo, cioè il caso in cui è lo stesso titolare dei diritti a rinunciare al diritto d'autore. L'esempio più noto è il cosiddetto CC0, che è appunto una sorta di liberatoria rilasciata da sempre da Creative Commons, che però non è una licenza, non è classificata tra le 6 licenze Creative Commons, ma è un atto di rinuncia, quindi è un pubblico dominio artificiale, io lo chiamo, cioè è come se l'autore dichiarasse di essere morto da più di 70 anni, anche se in realtà è ancora in vita, no? Se io volessi rilasciare queste slide in pubblico dominio fin da oggi, lo potrei fare, potrei mettere una dichiarazione che si chiama appunto CC0 in fondo alle slide e dire usatele come se fossero in pubblico dominio, usatele come se io fossi già morto da più di 70 anni, questo è un po' il concetto. E quindi vedete che abbiamo chiuso il cerchio, queste sono le tre forme del pubblico dominio. Tornando invece a quello che dicevamo prima, no? La slide con il nostro schema, adesso ci occupiamo più concretamente di libera utilizzazione, quindi non più pubblico dominio, ma casi in cui il diritto d'autore esiste ancora, quindi l'opera è ancora tutelata, ma in virtù di una norma di legge l'opera diventa di libero utilizzo. E vediamo qual è il caso. Questa è diciamo, una prima definizione. Mi metto là in alto, così dovrebbe dare poco fastidio. Questa è la prima definizione. Dice che, devo, scusate, ridurre qua in alto. Ok. Sono chiamate genericamente libere utilizzazioni, ma la più appropriatamente eccezione al diritto d'autore. E sono casi specifici indicati dalla legge, dagli articoli 65 e seguenti, in cui un'opera che è ancora sotto copyright può essere utilizzata senza chiedere il permesso. Quindi non viene meno il diritto d'autore. Il diritto d'autore c'è ancora ed è pieno. Viene meno l'obbligo di chiedere il permesso, che però, insomma, già ci toglie una scocciatura non da poco, no? Cioè già libera molto. Si tratta, vedete, idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare, fra cui vedremo proprio c'è la vostra attività, c'è l'attività di insegnamento. Ogni volta succede questa cosa. Ok, vabbè, uno dei casi è quello delle fotocopie. Le fotocopie sono, sono all'articolo 68. E vedete che dice che, vabbè, sono tre commi quelli che ho scelto, cioè in realtà la norma è molto più lunga, però vi faccio vedere solo questi tre che sono quelli che ci interessano. C'è un primo comma che dice che è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Quindi questa non è nemmeno la fotocopia, è la copia che si fa allo studente o che abbiamo fatto tutti noi quando si andava in biblioteca e si copiava una pagina della Treccani sul nostro quaderno. E voi direte: ma caspita, ma c'era bisogno di scrivere una legge sul diritto d'autore? Eh sì, perché la trascrizione è un'attività tutelata dal diritto d'autore. E la copia a mano su un pezzo di carta è comunque una copia e quindi va a toccare teoricamente il diritto d'autore. E allora la legge ha detto, ok, precisiamolo, che se è fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spazio di diffusione, allora è libera. I commi 2 e 3 invece si occupano della fotocopia in senso più classico. Il comma 2 si occupa della fotocopia, vedete, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico in quelle scolastiche, o nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Quindi non è la fotocopia che fa il comune cittadino, l'utente, ma è quella che viene fatta dalla scuola, dagli uffici della scuola, dalla segreteria, per i propri servizi interni. Ok? E deve essere, come vedete, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Il comma 3 invece si occupa dell'altra fotocopia, quella più comune, quella che fanno tutti, che possono fare tutti anche andando in una copisteria, ed è quella che ha il famoso limite del 15%. Quindi, fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Quindi, quando fate fotocopie, in teoria dovreste attenervi a questo limite del 15%, se ci fate caso
nelle copisterie, nelle stamperie c'è ogni tanto qualche cartello che questa cosa ve la ricorda e vi dice: attenzione, ti lasciamo usare le fotocopiatrici, ma devi sottostare al limite del 15%. Da lì poi al fatto che poi questo venga davvero rispettato e che uno magari non trovi il modo di fare il 15% oggi, poi il 15% domani e a furia in 3-4 giri praticamente si è fatto tutto il libro, questo è un altro paio di maniche, però ecco, questo è un po' il concetto. L'altra libera utilizzazione che vi interessa, anzi forse quella che vi interessa di più, è l'articolo 70, che come vedete in rosso prevede proprio i fini di insegnamento. È una norma fatta di quattro commi, di cui tre sono nati, diciamo, sono quelli originali, cioè che sono quelli del 2003. Ecco, questa cosa non ve l'ho detta. Tutte queste norme sono state, quelle dal 65 seguenti, quelle relative alle cosiddette eccezioni al diritto d'autore, sono state tutte riscritte nel 2003, quindi non sono del 41, sono nuove. Ciò nonostante, questa è una di quelle, diciamo, una delle poche di queste, tra queste norme che ha un comma bis, cioè un 1 bis. Hanno aggiunto un pezzo. E quando c'è un bis ci fa pensare che probabilmente, come dire, è sfuggito, cioè hanno dovuto aggiungere qualcosa in corsa, perché se no, visto che sono norme del 2003, perché dover aggiungere un bis pochi anni dopo? Perché quello che è successo, cioè questa norma è stata approvata nel 2003, poi nel 2007 è stato approvato il comma 1 bis. E adesso quando vi racconterò la storia capirete perché hanno dovuto aggiungere questo pezzo. Prima ve la faccio vedere com'era nella concezione originaria del legislatore, quindi nel 2003. Comma 1. Il comma 1 parla di riassunto, citazione o riproduzione di brano di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico. Quindi un'attività abbastanza frequente nel mondo della scuola, no? Fare il riassunto di un testo, fare una riproduzione di un brano, di un'opera anche musicale, in una lezione di musicologia, di musica. E la loro comunicazione al pubblico dice: sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Ok, quindi la classica attività, non so, fare una recensione a un libro, anche su una rivista e quindi anche oppure online su un sito web, quindi non strettamente, cioè non un'opera destinata solo a farla correggere al professore e poi rimane sul quaderno, ma anche una riassunto, citazione o riproduzione che viene poi destinata alla pubblicazione, è lecita, è libera se è fatta per uso di critica o di discussione e nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Quindi non deve essere fatta in modo tale che sostanzialmente uno non compra più il libro perché tanto nella recensione c'è scritto tutto quello che interessa, no? Questo è un po' detto in estrema semplificazione, però quello è il concetto, cioè non deve entrare in concorrenza con l'utilizzazione dell'opera originaria. E poi aggiunge, vedete, se effettuati a fini di insegnamento, eccovi qua dove siete, o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Ok? Che qua, insomma, questa cosa la dico sempre, cioè il finalità illustrativa mi sembra davvero ridondante e tautologico, perché è chiaro che se sto facendo insegnamento o ricerca che le finalità sono illustrative. Un po' diverso invece, un po' meno scontato, il concetto di fini non commerciali, cioè quindi l'insegnamento, un conto è l'insegnamento fatto a scuola, quello che fate voi, che indubbiamente ci ricade, altro conto è la formazione fatta, non so, no, i master del Sole 24 Ore o di qualche centro di formazione privato che fa grande business anche, che gli fa pagare fior di soldi, che alla fine del corso magari ha pure il banchetto della casa editrice che ti vende il libro, e quindi quella è un'attività commerciale evidente, chiaramente commerciale, quindi non ricadrebbe, non si potrebbe sfruttare questo tipo di eccezione. Salto la prossima slide, perché c'è il famoso comma 1 bis che voglio farvi leggere dopo, e vado al comma 2 e 3. Il comma 2 si occupa di antologia d'uso scolastico, non so quanto vi interessi, però se qualcuno di voi venisse coinvolto in qualche attività di realizzazione di un'antologia d'uso scolastico, tendenzialmente l'editore si occupa di tutto, quindi non so quanto vi interessi personalmente, però ecco,
diciamo, sapete dov'è il riferimento normativo almeno, sapete che si possono, per fare antologia d'uso scolastico, si possono prendere brani di prosa, di poesia, rispettando una serie di regole che sono scritte nel regolamento attuativo di questa legge. Quindi fa questa norma fa riferimento ad un'altra norma che oggi non vediamo perché sennò non ce la facciamo. Il comma 3 aggiunge che il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, anche del traduttore, qualora tali indicazioni figurino nell'opera riprodotta. Quindi quella buona prassi che ci hanno insegnato fin dal, che ne so, dalla tesina della scuola superiore, dell'esame di maturità, che bisogna sempre citare l'autore. Che se utilizzo un brano di qualcuno devo sempre citare l'autore, non è solo una prassi di galateo accademico, ma è una norma giuridica, cioè è un obbligo che viene richiesto dalla legge e che quindi se io non rispetto fa scattare una serie di conseguenze, cioè in teoria io non potrei utilizzare queste opere se non c'è la citazione, ok? Quindi ricordatevi sempre. E ricordatevi anche dei traduttori, perché è un, vedete. È bistrattato il traduttore, non viene sempre ricordato. Invece il traduttore va citato perché anche lui effettivamente è titolare di diritto d'autore. Arriviamo finalmente al comma 1 bis incriminato, che, come vedete, ha una nota qua sotto con scritto norma introdotta nel 2007 dopo il caso Homo laicus. E c'ho il link che vi rimanda alla storia di Homo laicus. Così capite perché si parla di sto Homo laicus. Allora, Homo laicus era il sito web di un docente, vostro collega di scuola pubblica, di materie, se non ricordo male, umanistiche, letterarie, storiche o artistiche, non mi ricordo, che praticamente in quegli anni, nei primi anni 2000 sostanzialmente, aveva messo in piedi questo sito Homo laicus in cui condivideva materiale, diciamo, di divulgazione culturale, potremmo dire, quindi materiale che lui utilizzava a lezione con i suoi studenti, poi veniva messo online e quindi a disposizione non solo più dei suoi studenti, ma di tutto il popolo del web, che era un popolo del web diverso da quello di oggi, cioè fate uno sforzo di memoria storica e provate a ricordarvi che cos'era internet nei primi anni 2000, ok? Quindi mettere in piedi un sito di quel tipo richiedeva anche una certa competenza, quindi poveraccio, si era fatto pure un discreto lavoro, no? Utilizzava lo spazio web gratuito che ti davano i provider, i quali però, ecco una delle fregature, i quali però ti davano lo spazio web gratuito a condizione di metterci dei banner pubblicitari loro. Quindi tu avevi lo spazio web, ma loro in testa ci mettevano la pubblicità che andava a loro vantaggio. Quindi, anche se a lui non andava in tasca nulla, in qualche modo quel sito web creava uno sfruttamento commerciale a favore del provider. Ok? E la fregatura probabilmente fu proprio quella, nel senso che lui in quel materiale ci mise, all'interno di quel materiale ci mise anche opere che erano ancora tutelate dal diritto d'autore. Pensate a tutta la storia dell'arte del Novecento, no? Tutti gli autori del Novecento, che magari noi consideriamo dei classici, no? Perché insomma, se studio Picasso, se studio De Chirico o Dalì, ormai sono entrati nella storia, quindi sono dei contemporanei, dei moderni, che però fanno ormai nell'immaginario comune sono diventati dei mostri sacri. Eh sì, però sono ancora tutelati, altamente anche lì. Picasso è morto nel 73 o 74, se non ricordo male, in quegli anni lì, quindi metà degli anni 70. E quindi vuol dire che cadrà in pubblico dominio nel 2040 qualcosa. E quindi se io utilizzo le opere di Picasso e le metto online senza chiedere il permesso, senza versare una quota come licenza, sto violando il diritto d'autore. Ed è quello che successe. Dietro segnalazione, la SIAE fu costretta a fare un controllo a carico di questo sito e a comminare una sanzione che era di circa 4.200-4.300 euro a questo povero disperato, che probabilmente, non so quanto ingenuamente e quanto consapevolmente fece sta cosa, dovette appunto pagare questa sanzione. Questa storia destò un po' di critiche, nel senso un po' di
di scalpore, perché lui ovviamente, insomma, era un umile professore di scuola pubblica, quindi potete capire quanto quella cifra potesse incidere sul suo reddito, e soprattutto aveva fatto un'attività che non era poi così esecrabile, aveva fatto della divulgazione culturale. E quindi ecco che era nata la discussione anche in sede politica se fosse il caso di ammorbidire un po' le regole. La SIAE purtroppo si era dovuta difendere sostenendo che in mancanza di una legge lei non poteva scegliere di applicare la legge in modo arbitrario, quindi in mancanza di una legge la regola generale è quella che devi chiedere il permesso, e quindi lì c'era stata una violazione del diritto e quindi la sanzione era da fare. Però ecco, appunto, questo è servito per far capire al legislatore che si erano dimenticati un pezzo, cioè si erano dimenticati internet, detto volgarmente. Cioè nel 2003, quando hanno approvato queste norme, probabilmente non hanno avuto la percezione di che nel giro di pochi anni sarebbe esploso l'utilizzo di internet come fenomeno di massa, come strumento utilizzato da tutti, non più solo dagli accademici o da pochi informatici nerd, e quindi prima o poi questo tipo di utilizzo andava previsto, ed ecco che è arrivato questo famoso comma 1 bis, ok? Ecco perché questo è importante, perché questo proprio davvero è nato dall'esperienza di un vostro collega e serve a tutelare adesso utilizzi che sono simili a quello. Dice il comma 1 bis, infatti, che, vedete, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione degradate per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Fermi tutti, perché queste quattro righe dicono un sacco di cose. Deve essere attraverso la rete internet, deve essere a titolo gratuito, quindi allora, deve essere attraverso la rete internet vuol dire che non valgono altre forme di pubblicazione. Deve essere a titolo gratuito, cioè non ci deve essere una richiesta monetaria, uno scambio monetario per accedere al contenuto. Quindi non vi devono chiedere un abbonamento o il pagamento di qualcosa per accedere a quel sito. Deve riguardare solo immagini e musiche, quindi non riguarda i testi, non riguarda i video e non riguarda tutti gli altri tipi di opere, quindi o immagini o musiche. E queste immagini e musiche devono essere a bassa risoluzione o degradate, e lì si, come dire, sbizzarrì l'ironia della rete, perché non si capiva che caspita volesse dire questo bassa risoluzione degradata, perché è un concetto troppo relativo. No, la bassa risoluzione del 2007 non è la bassa risoluzione di oggi, e il degradate davvero una parola scelta malissimo, perché a parte che è brutta dal punto di vista semantico, e non si capisce che degradate rispetto a cosa. No, un JPEG è degradato per definizione, no? Perché è un formato compresso di immagine, però io posso mettere un JPEG immenso, no? Quindi con una dimensione immensa, ma comunque per loro, secondo questa distinzione, è degradato. Boh, non si capisce. E poi aggiunge per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Quindi, quando lo fate, cioè se volete mettere a esposizione, cioè pubblicare delle opere tutelate dal diritto d'autore, secondo sfruttando il comma 1 bis, fate attenzione a rispettare tutte queste 4-5 condizioni. Tendenzialmente, se le pubblicate sul sito web della scuola, ad esempio, quindi su un sito istituzionale, e lo fate per attività didattica, in teoria voi dovreste essere coperti da questo articolo 70. Non vedo particolari controindicazioni. Ovviamente, ripeto, rispettando tutte queste regole, no? Però ecco, mettendo sul vostro sito, mettendolo su Facebook o YouTube o su qualche piattaforma proprietaria, il problema comincia a essere un po' diverso, la questione comincia a essere un po' diversa, perché effettivamente lì, anche se voi non ci guadagnate nulla, però c'è un lucro da parte della piattaforma, quindi va valutato singolarmente il caso. Aggiunge, vedete, che con decreto del MIBAC, sentito, sono definiti i limiti dell'uso didattico scientifico, cioè questa norma in teoria avrebbe dovuto subire poi una ulteriore spiegazione, chiarimento da parte del legislatore col classico decreto attuativo, che però non abbiamo mai avuto. Questo decreto, questa norma è del 2007 e ad oggi, 2021, quindi quasi 14 anni dopo, non abbiamo ancora avuto il famoso decreto attuativo. Alcuni sostengono che addirittura non ci sarà mai, nel senso che probabilmente il legislatore ha pensato che non è il caso di farlo e che è meglio lasciare la norma così com'è. Non lo so. Io da giurista, in mancanza del decreto attuativo,
come dire, lavoro di interpretazione, quindi applico la norma così come ce l'ho. Ok? Chissà cosa succederà. Basta su questa parte qua. Ci sono altre, vediamo se ne ho messe altre. No, cioè ce ne sono altre interessanti. C'è una che vi invito a vedere da soli o su un mio video, che è quella che riguarda i portatori di handicap, cioè alcuni i portatori di handicap possono fare delle riproduzioni, delle modifiche alle opere, a condizione che queste modifiche siano necessitate dall'handicap. Il classico esempio è il non vedente, che per poter fruire di un'opera ha bisogno dell'audiolibro, ha bisogno di trasformarla in audio oppure in braille, e quella roba lì in teoria è una forma di opera derivata e quindi in teoria richiede il permesso del titolare dei diritti, ma appunto se viene fatto personalmente dal portatore di handicap, come dire, sfruttando questa eccezione prevista dalla legge, è consentita.